Benvenuti tutti nuovamente su questo canale. Stiamo per trasmettere un'altra udienza del processo dell'Utri che si è tenuta a Palermo il 31 marzo del 2003. In aula depone il fedele Confalonieri. Buon ascolto. Io vorrei tornare ad uno dei temi che è stato trattato alla difesa, cioè la cena precedente al sequestro d'Angelo. Lei ha riferito di una serie di partecipanti a questa cena, se io ho annotato bene, ha parlato di un principe che dovrebbe essere proprio Principe d'Angelo, d'Angelo. un industriale Principe piastrelle, d'Angelo con moglie e figlio. con moglie e figlio. Un industriale piastrelle, un parente, la sorella di Maria Doria, e poi ha parlato di Attilio Capra, che non so chi sia, cioè se rientrasse o Era meno. con la, credo che era con questa parente dei Savoia. Questo per quanto riguarda, poi era presente lei, chiaramente, presumo fosse presente Berlusconi e Berlusconi e la moglie. la moglie. Della, e del nord o comunque delle persone vicine a Berlusconi o comunque impiegate dal presidente Berlusconi, era presente qualcun altro a questa cena? Il dottore Dell'Utri era presente? Lei è certo che Vittorio Mangola non fosse presente alla cena? Assolutamente. Le spiego perché le faccio questa domanda. Noi abbiamo avuto, non so come siamo riusciti sinceramente, abbiamo trovato la registrazione dell'interrogatorio che allora fu fatto nei confronti dell'interrogatore, dell'esame di D'Angelo subito dopo il sequestro. E secondo quello che dice D'Angelo è stato acquisito agli atti questa trascrizione. E secondo quello che dice D'Angelo era presente anche Mangano, lui parla del fattore specifico. Assolutamente no. Questo sono Non mi pare esatto il ricordo quello del pubblico ministero. Posso leggere, Perché non ha fatto riferimento nominativamente a Magnano. Infatti parlava di fattore. Ho detto Non ha fattore, detto infatti a Magnano. pagina 35 della trascrizione c'è scritto specificamente, c'era presente anche un altro giovanotto che stava lì, che era il fattore. Ci è stato detto poco fa che l'unica persona che si occupava dei cavalli, il fattore, era Magnano. Sinceramente, mi sembra una. A tavola è un'estensione di no, voglio essere Tutto Mangano ha detto di essere stato presente, che io ricordo. No, ma anche perché guardi, io l'altro giorno ho visto questo documentario, se posso fare un piccolo escursus, e ho visto il PM Ingroia dire Mangano stava a tavola. Io allora andavo ad Arcore almeno 3 giorni alla settimana, non ho mai visto il signor Mangano a tavola con Berlusconi. Questo sono tassativo. Ma c'era un altro fattore che non fosse Mangano? Ma fattori, c'erano altri No, lo dico a fattori. Ma tavola. non è che Berlusconi tenesse a No, ma tavola. stiamo dicendo da tavola. No, assolutamente no. Sai, il povero D'Angelio era stato rapito, si era spaccato una gamba, era sceso. Credo che io ho visto poi tutti gli interrogatori, subito il post rapimento. Siamo venuti a Milano, c'era Berlusconi, abbiamo tirato Martina, è stata una cosa rocambolesca, è andata a finire su tutti i Sì, mi giornali. rendo conto. È durato Quindi anche. io tassativamente È dico, accaduta, credo, in una è data caduta molto verso la una di tarda. notte, Luna di notte, quindi. c'era nebbia, Comunque, c'era. per concludere, non c'è nessun fattore. Non c'è nessun Che fattore a fosse tavola Mangano quella l'altro sera. giorno, quella sera, ecco. Quando lei parla, lei dice appunto che non ha mai mangiato, cosa che a me può anche sembrare attendibile, che non ha mai mangiato a tavola con Berlusconi o con Dell'Utri o con chi altri c'era in quella, nella villa. Lei si riferisce a quanta frequentazione, cioè quanta frequentazione aveva lei della villa di Arcole, per riuscire a comprendere. Io andavo Scusi, avvocato, non l'ho sentito. Un attimo, Non lo dico per. andavo anche, Non ho nessun andavo interesse a trattenerlo di più, quindi. anche. No, io sto. Andavo anche 3 volte alla settimana, 3 o 4 volte alla settimana, loro si lavorava molto insieme e si tirava anche tardi. Ho capito. E invece, per quanto riguarda il dottore Dell'Utri, quante volte, se lei lo sa, chiaramente. Dell'Utri dormiva ad Arcore. quindi risiedeva là. Risiedeva ad Arcore. Perfetto. Senta, un'altra domanda le volevo fare. Relativamente la difesa le ha fatto le domande in relazione ad alcune minacce che sarebbero state effettuate nei confronti del presidente Berlusconi. Lei ha parlato specificamente di minacce dal 1975, io ho sentito, e ha parlato anche di una croce.
Siccome di questa croce si riferisce specificamente anche in una intercettazione che è stata acquisita agli atti di questo processo, io posso anche leggerle il passo che proprio sono sue parole, non sono parole del mare. E si parla specificamente di una responsabilità. Voi saremo una conversazione fra chi? Fra il dottore Confroni? Allora, dunque, è una conversazione, io dovrei trovarla, aspetti Presidente, la sì, trovo e così sono più... Io comunque l'ho vista l'altro giorno in questo documentario, questa registrazione l'ho sentita proprio citata, se la ricordo il documentario, per... quindi sono fresco di ascolto. Siamo fortunati. È una cosa che era relativa a una bomba messa, e questa è la conversazione a cui lei si riferisce, no? Sì. Ecco, questa è un'altra bomba, però era quella in particolare, dovrebbe essere del 28 o 29 novembre dell'86, perché la registrazione è delle 00:12 del 29/11/86, quindi esatto. Sono immediatamente precedenti. Quindi lei ricorda questa... Io ricordo la voce chiamata? Che ricordo io, questa affermazione che lei aveva fatto. È su questa lettera di, diciamo, del 75. Sì. D'altra parte però si può anche facilmente rilevare, perché che Berlusconi sia stato in Spagna per diversi mesi, insomma, credo che ce l'abbiate agli atti probabilmente. Comunque, no, mentre invece questa cosa della bomba e della registrazione è 10-11 anni più tardi. Sì, dico, lei ha sentito la registrazione, quindi ricorderà adesso che lei attribuiva questa bomba, sia quella del 75 che quella dell'86, quella dell'86 siamo sicuri che... almeno non dovrebbe essere riferibile perché Mangano era in carcere. Comunque quella del 75 la riferiva a Mangano Vittorio. No, ma mi scusi. No, io non riferivo questo. Mi perdoni, dottor Confronieri, c'è opposizione perché non mi pare che mai sia stata riferita al Mangano Vittorio. Come no? No, nella conversazione telefonica, se lo leggiamo, non c'è mai. Presidente, io la posso leggere tutta la conversazione. Si può leggere questa conversazione? Non mia, Allora, all'inizio della conversazione fra chi è? La conversazione iniziale è tra il Presidente Berlusconi e il Senatore Dell'Utri. Poi si inserisce all'inizio della conversazione proprio Berlusconi che riferisce allora è Vittorio Mangano che ha messo la bomba. Io non leggo tutto il resto perché sarebbe molto lungo, però poi successivamente Confalonieri interviene e dice allora come va, sei d'accordo anche tu? No. Dice sì, non sappiamo se è fuori, ma se è fuori non ci sono dubbi, direi, perché non c'è. Dice Confalonieri, ha cominciato 10 anni fa a fare quelle cose lì, a 46 anni adesso. Dico, più chiaro di così, sinceramente, perché sono io questo. No, ma guardo te, non intervenga, per favore. Altro soltanto, vediamo di spiegare la... E poi continua, Presidente. Perché fa, dice, con la croce nera come l'altra volta, ti ricordi? Ecco, lei ricorda questa conversazione? Io sia questo... l'interpretazione autentica sua di queste... No, io su una chiacchierata... questo tipo, e ripeto, l'ho sentita l'altra sera, però si vede che allora i francesi hanno tagliato la mia parte, perché mi questo documentario è reperibile perché è Canal Plus di 3 settimane sì. Fa, comunque lì non ci sono in questa, mentre io ricordo quando sono stato interrogato giù a Palermo 6 anni fa, lei è stato c'era lei, no lei se n'è andato però abbastanza presto, ma c'erano gli altri. Ma mi risulta verbale che è stato verbale che ho firmato, ma io non ho detto quello di 10 anni fa, aveva la... questo mi risulta nuovo. Dico le... noi abbiamo ci potrebbe anche, posso avere anche un vuoto di memoria in questo. Ripeto, quello che ho visto l'altro giorno non mi ricorda comunque in quell'occasione. Quale ipotesi venne fatta relativamente alla bomba che era stata posta nel 1986, stiamo parlando? No, in quella telefonata si parla di Mangano che avrebbe potuto, si parla anche in modo a un certo punto scherzoso dicendo tu al suo modo di farsi vivo. Lei ricorda se nel 1985 si fece analoga ipotesi? Perché c'era stata un'altra bomba? Questo no. C'erano state probabilmente delle minacce comunque. No, io questo non lo ricordo. Le minacce le ha riferite lei stesso, ha detto di una lettera che è arrivata con una croce. 75. 75, ho detto 85. Detto 85. Mi dispiace, no, 75. No, 75 sì. 75 c'era la minaccia di rapimento per i figli di Berlusconi e c'era questa lettera. Dico, e allora venne fatta qualche ipotesi o anche vennero fatte delle indagini? Venne fatta qualche ipotesi, si fece l'ipotesi di scappare. Questo lo capisco. Quello è quello che viene dopo l'ipotesi che viene fatta. Avete fatto delle ipotesi allora? Avete cercato di scoprire la verità? Non mi pare che
Allora c'era, se non ricordo male, una conoscenza con un questore, che forse si chiamava Monarca, e forse Berlusconi parlò un momento, ma più che tanto non... E poi, per non sapere né leggere né scrivere, portò via. Penso ben male. Senta, lei ha parlato anche di Cinè Gaetano, su domanda della difesa proprio del Cinè. Ha detto di averlo conosciuto, in particolare non mi ricordo se lei ha detto chi glielo ha presentato. No, prima parlavamo del calcio e Marcello che fece venire Cinà con il suo figliolo e andammo, e io li accompagnai a Varese, se non ricordo male c'era Sogliano allora che era ex giocatore e allenatore dei giovani. Senta, lei ricorda che cosa disse dell'Utri relativamente a Cinà, come gliel'ha presentato? Ma avrà detto un amico, non lo so, quando ci si presenta piacere, no? Allora, il 28, questo per ricordo anche, il 28 ottobre del 97 lei ha riferito questo, dell'Utri Marcello mi presenta a Cinà come un suo amico siciliano. Non mi sembra che ci sia contrasto, Presidente, ci ha detto esattamente la stessa cosa. E per precisazione. Beh, in quel caso il ricordo era assolutamente chiaro. Teste, come sono presentati, certo. Vabbè, confermo questo testo, cioè dichiarazione, però cioè, non me la ricordo parola per parola. Sì, ma ricorda di aver detto questo. Lei ricorda se Cinà lo ha poi più incontrato altre volte? Sì, qualche volta con Dell'Utri. Riesce adesso, a tutti questi anni di distanza, a ricostruire quante volte? No, 7-8 volte. Ma quando veniva, insomma, mi era grato, ripeto, per questo fatto di aver fatto giocare nel Varese il figliolo. Lei ha parlato poco fa su domanda della difesa di alcune della difesa del Cinema, se non ricordo male, di alcune cassate che le venivano inviate. Lei sa se analoga fortunata, diciamo così. Evenienza vi era anche per altre persone appartenenti alla Fininvest, al di là chiaramente dell'Utri e delle persone che lo conosciamo meglio? Non lo so. Non lo so. Presumo che dell'Utri sì, forse qualcun altro. Un'altra cosa le volevo chiedere, lei ha anche riferito della vicenda della Sardegna, chiamiamola così. Lei in particolare si recò insieme al presidente Berlusconi in Sardegna allora, anche con Carboni, altri soggetti. Sì, sì. Quindi ha partecipato. Io per un certo periodo seguivo l'iter, chiamiamolo burocratico, per le pratiche di autorizzazione che non hanno avuto successo, come dicevo prima, e diverse volte e anche prima incontrai Carboni, il suo aiutante, insomma, il suo segretario, assistente, un certo Pellicani. Però, ripeto, con scarsissimo successo, anzi nessun successo e con una perdita di denaro notevole. È una perdita di denaro notevole. Lei ricorda se vi furono anche, proprio all'inizio degli anni Ottanta, delle indagini della magistratura? Cioè, io volevo fare una domanda specifica. Cioè, ricorda se anche, diciamo, sulla Sardegna? Proprio sulla Sardegna, proprio, e in particolare della magistratura di Milano e poi della magistratura di Roma, su questo fatto della Sardegna. Cioè, sul nostro acquisto? L'acquisto vostro, cioè sugli acquisti di carboni che riguardavano i vostri terreni come terreni anche di altri soggetti. Guardi, noi nel mirino della magistratura ci siamo da parecchio, ma allora io... Mirino della magistratura, lei intende dire che vi erano delle indagini? Io non credo che ci siano state delle indagini, posso sbagliarmi però. Dico, comunque però non a questo mi punto... ricordo di essere stato, per di aver avuto io avvisi di garanzia o altre cose o che siano arrivati alla fine. Infatti non parlo di lei. Dico... Lei non ricorda se il motivo per cui non si proseguì fu per eventuali problemi di tipo giudiziario? No, non si proseguì solo perché non ci furono le autorizzazioni a... Lei ha detto poi che questi terreni sono pervenuti, se ho capito bene, al fratello del presidente Berlusconi, quindi Paolo Berlusconi. Se sì, sempre nell'Edil Nord, penso che fossero. Poi l'Edil Nord è stata venduta recentemente
alla Pirelli, credo un paio d'anni fa, 2 o 3 anni fa. E questo, diciamo, lo scorporo di cui lei parlava, cioè detto questi immobili sono andati al fratello, quando è avvenuto, se lo ricordo? E questo è avvenuto quando noi abbiamo, quando Berlusconi è partito con la televisione, con l'attività televisiva. Quindi stiamo parlando degli anni 80. Stiamo parlando dell'inizio anni 80, adesso con precisione però non le so dire. Siccome questo affare in Sardegna si colloca all'incirca proprio all'inizio degli anni 80, lei è in grado di specificarlo con maggiore chiarezza? Cioè fino a quel momento, cioè fino a quando c'è questo affare in Sardegna, gli affari non sono scorporati o no? No, ma in Sardegna, dunque, le acquisizioni sono fatte da Lady Nord, e quindi Lady Nord era del gruppo Finimest, Finimest era la proprietaria della società Lady Nord, poi questo lo dico così all'ingrosso, ma nella sostanza era questo, no? I terreni credo che siano comprati alla fine degli anni 70, diciamo che potrebbero essere iniziate le acquisizioni nel 79 e continuate nell'80. Io poi mi sono occupato di queste cose, ma non sul piano progettuale o altro, commerciale o esecutivo, proprio sul piano burocratico, amministrativo. Io tenevo i rapporti con la regione, tenevo i rapporti col comune per vedere se si poteva far decollare qualche strumento urbanistico che consentisse di rendere questi terreni edificabili. Non è stato possibile. E quindi sono rimasti nel patrimonio, ma come un qualche cosa di inattivo, di improduttivo. Lei ha parlato anche di Romano Comincioli, credo che sia onorevole adesso, quindi non so come senatore. Chiamarlo. Senatore. Quindi ha parlato anche del senatore Comincioli. Ricorda se il senatore Comincioli, proprio il senatore Comincioli, ebbe subito delle indagini in relazione proprio alla vicenda della Sardegna? In opposizione, non capisco la rilevanza di questa domanda. Cioè, si è collegata alla domanda fatta in precedenza. Certo. Sì, vabbè, ma il fatto che abbia subito delle indagini... Può darsi che questo aiuti la memoria del testo, Presidente, è soltanto nell'interesse... D'accordo, puoi rispondere, te lo farei. Non lo so, però non mi sembra. Non mi sembra perché per la Sardegna... Però, non, ecco, questo giurare... Questo lo che ricorda, chiaramente. Sì. Non lo ricordo, ma non mi sembra che abbia subito indagini per la Sardegna. Senta, le è stato chiesto da parte della difesa della struttura del gruppo e di quello che è il sistema delle deleghe all'interno del gruppo. Il sistema delle deleghe dico, riguarda essenzialmente, diciamo così, le vicende ordinarie, quindi quelle per così dire lecite. Se servivano delle richieste di denaro, queste che iter seguivano? Richieste illecite stiamo parlando. Io richieste illecite non ho mai ricevute. Quindi diciamo non esiste. E secondo me non ha mai ricevute il gruppo. Ma nel principio, non esiste un iter in questo. Ma nel principio di delega c'è che uno risponde a uno statuto, ci sono delle deleghe, ci sono dei poteri, io in Mediaset posso, non so, prendere impegni per X, per un ammontare dato, e poi dopo devo riferire al comitato esecutivo. Oppure deve essere addirittura il Consiglio che deve ratificare quello che ha fatto il Comitato Esecutivo. Cioè questo direi quindi, che è classico, dico, nei manuali di gestione. Mi scusi se vado sul concreto, quindi le deleghe non ricomprendono in sé chiaramente dei fatti illeciti. Ma questo mi pare che non lo comprendono nell'agire normale delle persone e delle società. Perfetto. Senta, lei ha mai sentito, penso di sì comunque, perché mi ha già riferito, comunque ha sentito parlare di tale Lacchini? Lacchini sì, il nostro dirigente molto bravo, molto importante. È soggetto che era collaboratore di Adriano Galliani nella sua esperienza? Sì, esatto, in elettronica industriale, soprattutto sulla parte tecnica, sulla parte dell'hardware. Un'ultima parte di domanda che volevo fare riguarda un soggetto che si chiama Ezio Cartotto, che lei ha conosciuto? Sì, da tanto. Da tanto? Da quanto? Anche tempo? Negli anni 70 era un esponente della DC di sinistra, della base, ed era un emergente, era uno di quelli più quotati, insomma. 73, 74. Che lei ricordi, diciamo, vi erano rapporti di questo signor Cartotto, dottor Cartotto, non so, anche con altre persone del gruppo, faccio un esempio, il presidente Berlusconi, il senatore Dell'Utri. Certo, lo conoscevano. Lo conoscevano.
Lei ha riferito poco fa del momento in cui, diciamo, seppe, se ho capito bene, proprio a Berlusconi, di questa decisione di entrare in politica, non so, della discesa, quella che è stata, che poi è passata da una discesa in campo, passata la storia. Lei ricorda, lei ha detto appunto dell'estate del 1993, se non ricordo male, giusto? Ho sentito bene. Lei sa se precedentemente vi era stato un momento preparatorio, diciamo così, di questo annuncio che era stato fatto poi a voi? Ma vede, a suo tempo mi era stato sottoposto, proprio nel mio interrogatorio a Palermo, 6 anni fa, mi era stato sottoposto alle dichiarazioni di Cartotto, che retrodatava tutto questo. Mi ricordo che il mio interrogatorio di allora aveva, era stato abbastanza a lungo su questo argomento. Io lo escludo assolutamente. Primo perché no, secondo me Cartotto non era così nelle confidenze di Berlusconi. Sempre ritornando a questo documentario, c'era anche Cartotto l'altro giorno. E naturalmente capisco che sia interessante retrodatare, perché alla fine sulla... No, si tratta di accettare no, i fatti come... No, no, certo, ma dico, sul conto di Berlusconi, partendo da una certa tesi, si può mettere... No, no, guardi che in questo caso la cosa dovrebbe essere semplicemente stata... Non lo dico in modo critico, lo dico soltanto che per sviluppare una certa tesi accusatoria può essere interessante dire un anno prima è partito, ma non è affatto vero. Poi è chiaro che non è che il giorno 21 agosto o 31 agosto si alza ispirato da Dio e parte. Ha pensato, ma quante volte, ma Berlusconi è uno che ha sempre avuto grandi progetti, una delle sue massime era pensa in grande, e pensare in grande prevedeva anche un futuro magari di entrare in politica, ma questa era l'ambizione sua personale. Ma detto questo, che poteva essere il discorso così fra amici o salottiero, invece la maturazione di un disegno di dire qui nessuno si muove per fare una certa opposizione, una certa forza politica che io, di cui io sono oppositore, bene, nessuno si muove ed ecco allora i tentativi con i vari democristiani incontrati e tante discussioni, io ricordo discussioni anche con Montanelli ed io ero contrario proprio perché dicevo guarda tu vai a impelagare in una cosa dove si scateneranno tutti e non mi sbagliavo, si sono scatenati tutti, però avevo sottostimato la sua capacità di successo e anche vinto perché pensavo che lui partecipasse ma non vincesse, avendo vinto si sono scatenati di più, però lui era da un'altra posizione, ecco, questa detta in un riassunto proprio da Bigino quello che è avvenuto, ma sicuramente mai ha avuto o ha manifestato intenzione di entrare in politica così con decisione, così già anche con un seguito nelle idee come dall'estate in poi. Quindi se ho capito bene, dall'estate in poi la decisione è quella di scendere personalmente. Certo. Lei sa se precedentemente vi era un progetto diverso, cioè quello di in qualche modo fiancheggiare delle forze politiche amiche? No, questo no. Sì, c'erano quei discorsi che aveva fatto, io posso essere vicino a voi, ci sono le televisioni, questo, state attenti, e così, discorsi con quelle forze nelle quali lui si riconosceva un'affinità politica, un'affinità ideologica, se vogliamo. Quindi c'è stata un'evoluzione, diciamo così, nella decisione. È proprio quella, ed è quando cominciano a fare riunioni tutti i giorni, io mi ricordo che si riunivano dal dopo estate e ha messo in piedi un partito. Senta, lei ha mai sentito parlare di un certo progetto Botticelli? Ma questo l'ho letto anche recentemente perché... No, io le chiedo se ne aveva sentito parlare. Allora no. Tant'è vero che ho visto con piacere che è stato assolto Marcello. Al di là del nome di progetto Botticelli, dico, lei ricorda se comunque Cartotto era stato in qualche modo assunto proprio dal senatore Dell'Utri per tenere una serie di conferenze? Scusi, Cartotto allora, vediamo un po' di circostanze. Assunto, ho usato vediamo un po' bene di parlare di Cartotto. Cartotto... magari di 10 miliardi, di 20 miliardi all'amministratore delegato di una grande azienda come la Ferrero, come può essere la Telecom o altro. Ecco, questo è un signore, un dirigente che deve saper parlare di tutto, deve essere informato di tutto e poi insomma io credo che sapere di storia, sapere di letteratura, sapere di filosofia serva sempre di più che non sapere. Insomma, ecco, questo
e Caratotto entra nel mondo di Publitalia in questa veste. Perfetto. Ma ricorda quando? Bah, insomma, può essere già negli anni Ottanta. Certamente Marcello, escludo che l'abbia conosciuto come l'ho conosciuto io negli anni 70. Credo che l'abbia conosciuto dopo. E certamente allora la conoscenza con Caratotto era molto limitata, una persona che vedeva ogni tanto e così via. Poi invece ha avuto questa funzione. E nel 92-93, lei sa se anche nel 92-93 viene lo fatto? Può anche darsi, anzi, probabilmente faceva ancora queste funzioni. Senta, lei ha lavorato in qualche modo anche presso il giornale Nuovo? Ci sono stato amministratore delegato dalla fine dell'80. Dalla fine dell'80? Per di una decina d'anni. Un attimo solo, Presidente, stavo guardando gli appunti che avevo preso di oggi, per vedere se c'erano delle altre domande da fare. Le volevo chiedere una cosa che penso che sia già insita in quello che lei ha detto precedentemente, ma non le è stata chiesta chiaramente. Le è stato detto se la Fininvest aveva degli interessi commerciali a Palermo. Lei poi ha parlato di questo scorporo. Io vorrei capire, lo scorporo che cosa comportava? Completamente l'assoluta non incidenza del gruppo Fininvest nel gruppo guidato da Paolo Berlusconi, o vi erano comunque degli interessi nel gruppo guidato da Paolo Berlusconi? Bah, non lo so dire, però forse non tutte le proprietà sono passate a Paolo Berlusconi, ecco, potrebbe essere in questo senso. Paolo Berlusconi prese il giornale, certo, questo sì, perché la legge Mammì nel 90 stabilì tra i vari punti di antitrust anche una norma che vietava a chi aveva tre reti televisive di possedere quotidiani. Per esempio relativamente proprio alla Edil Nord, lei ricorda quale fu l'assetto societario successivo a questo scorporo di cui lei ha parlato? Beh, io credo che restò una società, una SPA, era una SPA. Tutta di proprietà di Paolo Berlusconi? Non lo so. Se lo ricordo, chiaramente. No, non me lo ricordo. Non pretendo. Lei ha mai sentito parlare di una società che si chiama Cogge SPA? No. Lei sa comunque se Paolo Berlusconi avesse interesse in questa società? Non lo so. Non ho idea. Va bene, Presidente, io non ho altre domande. Perdono il conto. Sì, soltanto due. Avvocato Pinaglia per la provincia e regione di Palermo, per la registrazione. Presidente Confalonieri, che lei sappia, la Fininvest ha mai pagato somme per il pizzo per proteggere gli impianti televisivi a Palermo? Che io sappia, no. L'ultima domanda con riferimento all'assunzione di... Sa perché io l'ho fatta quella domanda? Sono stati sentiti molti collaboratori. Scusi, in questo processo. La domanda bisognerebbe fare. E io sto facendo, dico, molti collaboratori hanno riferito che in realtà la Fininvest corrispondeva delle somme. Collaboratori di chi? Collaboratori di giustizia, pentiti. Se l'hanno detto loro. No, non lo sto dicendo, dico, avranno. Tra l'altro è una cosa che va anche valutata in relazione al fatto che a Palermo il pizzo lo pagano praticamente tutti. Mi domandavo se anche la Fininvest... Presidente, noi a Palermo mi pare che stiamo dissertando. Il fatto che il Palermo paga tutti... Era un modo di argomentare la domanda di Perito, scusate. Se parlano due non parlate a tre o quattro. Siete 5 o 6. Io le leggerei tutte le sue domande in controesame e così vediamo quella in controesame. Basta, lo però. Un attimo soltanto, volevo una domanda quale fosse. Ho chiesto se al test risultasse se la Fininvest avesse detto di no. Ho fatto presente che sono stati sentiti molti collaboratori di giustizia pentiti, sì. I quali hanno riferito a cosa diversa. Volevo che il dottore Confalonieri desse una spiegazione sul se poteva. Un giudizio non lo può esprimere su ciò che hanno detto altre persone. A lei non risulta che la Fininvest stesse pagato. A parte che poi noi, ripeto, a Palermo abbiamo avuto poco o niente di attività. I ripetitori, i ripetitori, punto.
Non gli chiama niente, insomma, non è che rompa da poco. Ma no, ma siccome parlavate di attività, andati, eccetera, eccetera. No, no, io mi riferivo a Palermo, sono andato la prima volta per il funerale di suo fratello, idem Berlusconi, quindi avevamo già 50 e passati. Mi dispiace non aver conosciuto una così bella città prima, però, quindi credo che... Mi riferivo esclusivamente alla protezione degli impianti delle cosiddette antenne televisive, soltanto a questo. Beh, non... A mia conoscenza, l'ho detto prima, mai pagato un pizzo. Ho capito. Un'ultima domanda a proposito, lei poco fa ha detto che era capo del personale, con riferimento a che cosa? Al personale assunto a una società che allora aveva massimo 100 persone, quindi era una cosa molto piccola. Non con riferimento al personale che gravitava nella villa del dottor Berlusconi? Impiegati, architetti o altro che allora costituivano, che allora lavoravano per Edil Nord. Ok, senta, ma lei a proposito del Mangano ha detto che era stato assunto perché doveva badare ai cavalli del dottor Berlusconi, ma... Le è mai capitato di parlare o con il presidente Berlusconi o con il senatore Dell'Utri sul perché si fosse assunto una persona che abitava a Palermo? La regione non offriva figure professionali che avevano qualifiche dello stesso tipo? Cioè lei non si è stupito del fatto che venisse assunta una persona che abitava a Palermo? No, per niente. Perché essendo Dell'Utri di Palermo è chiaro che conosceva di più gente di Palermo che faceva un determinato lavoro. Se fosse stato di Bergamo probabilmente lo prendeva Bergamo. Allora, si poteva assumere anche qualcuno che lavorava qui in Lombardia, per esempio, non... Ma se lui conosceva quelli? Ho capito, va bene. Non una domanda, non... nessun'altra domanda, grazie.